ho incontrato nella serata del premio Strega il ministro Sangiuliano, che mi ha invitato a presentare dei progetti da finanziare. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, cosa che farò d'intesa con la soprintendenza e con i miei collaboratori. Sarà Benevento per l'inaugurazione dell'Hortus Conclusus riqualificato con i fondi PIX. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso per ondate di calore emanato dal Ministero della Salute e dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per prevenire gli effetti dell'innalzamento delle temperature sulla salute dei cittadini. La sala operativa della Protezione Civile raccomanda di evitare di uscire tra le 11 e le 18, di assicurarsi un'idratazione costante bevendo molto, di mangiare frutta fresca e indossare indumenti leggeri, nonché di evitare l'attività fisica. È stato ritrovato a Ripa Molisani Peppino Albini, 65enne, ex operaio pensionato di Ponte Landolfo, sposato e padre di due figli. Dell'uomo si erano perse le tracce in giornata. Quando non era rincasato per pranzo, i familiari avevano subito dato l'allarme. Dopo che l'amministrazione di Ponte Landolfo ha pubblicato una foto dell'uomo e della sua auto, Peppino è stato rintracciato in Molise, in provincia di Campobasso. Non si conoscono i motivi che lo hanno spinto a far perdere le proprie tracce. Le indagini chiariranno l'accaduto. Un uomo travisato con una barba finta ed un cappello è entrato in un centro scommesse in via Nuova Calore a Benevento, dove ha portato a termine una rapina. Il malvivente infatti è entrato dapprima nell'esercizio commerciale e poi si è fatto consegnare il denaro che si trovava nella cassa. Sul posto, allertati da titolari e dipendenti, sono intervenuti gli agenti della squadra volante della questura di Benevento e i carabinieri per quantificare il bottino della rapina e risalire all'identità dell'uomo. Dopo mesi è ripartita la discussione su un tema strategico per il territorio, ha dichiarato il presidente di CEA Benevento, Carmine Fusco, ovvero il tema della programmazione del sistema irriguo in provincia di Benevento. Un incontro, quello recentissimo, che si è tenuto presso la sede dell'ente provinciale, a cui ci ha dato il suo contributo con proposte concrete. Da quanto apprendiamo, ha aggiunto Fusco, gli ettari probabili irrigui provinciali sono 18.000, di cui 4.000 già serviti da impianto idrico e gli altri 14.000 da progettare. Per CEA è fondamentale avere da subito un progetto pronto per la realizzazione anche degli altri 14.000 ettari e farsi trovare preparati nel intercettare fondi possibili di finanziamento, anche se oggi non si intravedono. Inoltre, in riferimento agli impianti idrici presenti nel Sannio e nel Casertano, dobbiamo segnalare una grave disfunzione nel sistema idrico che perde una percentuale elevatissima e non tollerabile dell'acqua immersa, pertanto è prioritario realizzare nuove infrastrutture idriche. Condividere alcune linee orientative ed elaborare proposte concrete per una pastorale delle aree interne che nel sud e nel nord Italia fanno i conti con lo spopolamento e con una crisi che sembra inesorabile. È questo l'obiettivo dei vescovi dei territori interessati che si ritroveranno il 10 e l'11 luglio a Benevento presso il Centro La Pace, nel solco di un cammino avviato nel maggio 2019 e proseguito con diverse iniziative in costante dialogo con le istituzioni. Montesarchio è tra i pochi comuni campani che accederanno a specifici fondi resi disponibili dal Viminale per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza sulle aree di propria competenza. La progettazione è stata formulata a seguito della sottoscrizione del patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura di Benevento. La stessa è stata valutata positivamente dalla Prefettura di Benevento e trasmessa a Roma per proseguire l'iter di approvazione. Alle ore 19, nuovo appuntamento con Domeniche Armoniche e Musica in Villa. Presso la Cassa Armonica della Villa Comunale a Benevento è in programma il concerto Lirica in Villa con l'Orchestra Filarmonica di Benevento, che proporrà brani di grandi compositori. I tre solisti sono Angela Gragnaniello, soprano, Achille Del Giudice, tenore, e Luigi Gagliardi, al pianoforte. La rassegna Domeniche Armoniche a cura di Renato Giordano, organizzata dal Comune di Benevento in collaborazione con il Conservatorio di Musica Nicola Sala e l'Orchestra Filarmonica. Il programma completo è disponibile su www.cittaspettacolo.it. Test Teatro Studio, brillante debutto con lo spettacolo Donne sull'orlo di una crisi. Sono andate in scena le allieve di Test Teatro Studio, il laboratorio di recitazione e sperimentazione scenica curato da Monica Carbini, attivo da ottobre 2022 presso una gremita sala prove dell'Accademia di Santa Sofia. Donne sull'orlo di una crisi è uno spettacolo modulare
ironico, comico, sarcastico, che presenta una folle sequenza di brevi monologhi e riflessioni teatrali dedicati a figure femminili, iconiche, reali o di fantasia e a personaggi universali, o testi celeberrimi della letteratura drammatica da Shakespeare e Goldoni, passando per il teatro dell'assurdo di Valentine, per arrivare a Franca Valeri, Stefano Benni, Alessandro Baricco e Mattia Torre. Le bravissime giovani interprete Maria Pia Boffa, Francesca Bozzella, Maria Celeste D'Andrea, Alessandra De Figlio, Anna De Luca, Chiara Iannace, Martina Puzzo, Sofia Romolo e Maria Luisa Russo, nonostante l'immancabile tensione del debutto, dimostrano tutte gli ottimi frutti di un approfondito lavoro attoriale individuale e una grande collaborazione corale che le ha viste attivamente coinvolte nella ricerca e nell'elaborazione dei testi, nella drammaturgia, nella realizzazione dei costumi e nelle accattivanti scelte musicali efficaci, contrappunti narrativi e monologhi. Lo spettacolo sarà presto ripreso per ulteriori repliche in diversi contesti, ma già si lavora per la ripartenza in autunno. Lunedì, a partire dalle ore 19, cerimonia di posa della prima pietra dei lavori di ulteriore qualificazione della zona industriale di San Salvatore Telesino in località San Minitto. Si tratta di un ennesimo risultato colto a quattro mani dall'amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Fabio Romano e dall'ASI Benevento, ente guidato dal presidente Luigi Barone. Le opere si andranno a sostanziare nell'allargamento di alcuni tratti di strade, nella realizzazione di infrastrutture con relativi sottoservizi e nella costruzione di una rotonda. Sul palco della Contrada San Vitale, domenica alle 21, formidabili partecipanti selezionati per l'occasione saranno dati in pasto a tifoserie di pubblico tra applausi scroscianti e dissonanze di fischi, campanacci, pentole ed altri arnesi. Solo uno ne uscirà vivo, o meglio vincitore. La corrida in Contrada è senza dubbio una delle manifestazioni più coinvolgenti tra quelle organizzate a San Vitale, giunta oramai all'ottava edizione. Questa singolare sfida negli anni è diventata sempre più avvincente. Lunedì 10 luglio sarà in edicola ancora una volta il Sannio Quotidiano con la musica Benevento, i protagonisti. L'originale format ideato e curato dal maestro Enrico Salzano, critico e storico musicale, questa volta punti riflettori su il canzoniere popolare, la storia di veri e propri artisti che, forti dello scenario romantico suggestionante del tempo, con mandole, mandolini, Sceta Vaias e Putipù, regalavano forti emozioni nelle loro esecuzioni. Tra le più importanti figure che appaiono nella enciclopedia della musica locale si annovera tra i blasonati il maestro Antonio Cirillo, pianista e personale amico del grande Louis Armstrong, e del jazzista armonicista Bruno De Filippi, con il quale ha tenuto concerti anche a Benevento in occasione del Banjo Festival. L'Associazione Diabetici Italia Meridionale, con il patrocinio del Comune di Benevento, organizzano per il 15 luglio dalle 15 alle 19 la giornata della prevenzione cardiologica. La visita cardiologica con ECG sarà eseguita dalla dottoressa Federica Provenzano, medico specialista nello studio e nella cura delle malattie cardiovascolari. Prenota la tua visita al 351 71 85 946. Domenica alle ore 20 nella centralissima piazza Risorgimento a Benevento, nel corso della manifestazione Benevento Sport Village, andrà in scena The Italian Phoenix, decima edizione del Grand Prix nazionale Open di bodybuilding e fitness nel segno del compianto campione mondiale e sannita Gianluca Catapano, organizzata dall'ASD Olimpia. Un evento unico nel suo genere che si celebrerà questa volta nel capoluogo sannita, come avrebbe voluto Gianluca, legatissimo alla sua terra di origine e a tanti allievi che hanno seguito le sue orme in Italia e negli Stati Uniti. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.